tu cosa hai provato la prima volta che sei entrato a San Siro in maglia nerazzurra? Ma è un'emozione che un po' mi porto dietro anche adesso, perché per me entrare a San Siro è sempre un fattore emotivo. Cioè, non so, mi prende qualcosa allo stomaco e mi sparisce dopo una decina di minuti. E così è stato anche nel momento nel quale ho messo il primo piede nello stadio, andando a perlustrare il campo come si faceva una volta prima di giocare la partita. E non c'era tanta gente un'ora e mezza prima. E quindi pensavo tra me, visto che dovevo debuttare, meglio così, meno gente c'è, e meglio. Invece sono uscito, c'erano 70.000 persone e che ti tremano le gambe, insomma. Poi è una cosa piano piano che ti passa perché ti prende la partita, la concentrazione della gara diventa prioritaria, però sono emozioni che secondo me sono difficili da raccontare e che ognuno vive.